Ehi là, bentornati su Sekiro Shadows Die Twice. Anche se nell'ultimo video abbiamo scoperto che le Shadows non sono esattamente l'unica cosa che muore due volte in questo gioco. Comunque, fuori camera mi sono preparato un pochettino, ho fatto un po' di farming per acquisire qualche abilità. Ho sbloccato alcune di queste, beh, parecchie in realtà, 4 del ramo Ascina. E sono molto interessanti a quanto pare, hanno tutte a che fare con la postura. Aumenta il danno della postura alla postura nemica. Aumenta il danno inferto alla postura quando completi una deviazione. Ecco come si chiamava quella che avevo chiamato parata con il giusto tempismo, parata al tempo giusto, nel video contro il tizio con gli artigli. Si chiama deviazione. Se avessi avuto queste abilità durante quello scontro, forse ce l'avrei potuta fare anche senza riflettere, diciamo, in modo un po' più da cervello spento. Ma mi fa piacere che ci ho preso un po' di mazzate sui denti e poi ho dovuto accendere i neuroni. Poi respiro vitale luce, permette di recuperare postura dopo aver completato un colpo mortale. Questa qui magari non è esattamente molto utile. Cioè, contro bersagli singoli, dopo che li ammazzi finisce lo scontro, quindi cioè, ha senso contro i gruppi, ma va bene. Riduce il danno alla postura quando un nemico ti attacca con la spada. Anche questo avrebbe aiutato un casino contro quel boss. Che ripeto, secondo me fa un po' da esempio dell'atteggiamento che uno deve avere con un gioco del genere. Il boss all'inizio sembra stracazzuto, e magari lo è davvero, per carità, ci muori un paio di volte, però poi devi riflettere perché sta succedendo sta cosa, quali sono le mosse del mio avversario, quali sono le mosse che io ho a disposizione, non solo quelle che magari ho sbloccato qua nei rami di abilità, ma le mosse proprio core del gioco, le meccaniche intrinseche, quelle che hanno tutti di default, il salto, la deviazione ad esempio, eccetera, eccetera. Poi vabbè, sbloccheremo più avanti anche ste due, ora risparmio tempo, evito di leggervele, ma sembrano interessanti. Poi che ho fatto? Ah, ho guadagnato un po' di soldi allenandomi con i livelli, punti abilità, quello che è. E con i soldi ho comprato il kunai della falena, vi ricordate quello che vendeva il mercante all'inizio? Serve per potenziare il lancia shuriken, ma mi mancano dei componenti. Poi ho provato il ventaglio, così per curiosità, e mi sono dovuto ricredere. Potrebbe essere molto interessante, soprattutto per il mio modo di giocare da ninja. Cioè, permette di correre ai ripari se un nemico ti avvista, senza dover ricorrere alla fuga. Quindi sì, potrei utilizzarla più avanti, vedremo. E ho provato anche il dito. Molto simpatico anche quello, l'ho provato sul gruppetto di scimmie. E dato che in questo gioco sembrano esserci molti animali, potrebbe essere interessante sfruttare questo coso, anche come diversivo a distanza, perché si può utilizzare su un bersaglio singolo e in quel caso solo quell'animale impazzisce. Non so come sia possibile perché come fai a indirizzare il suono? Cioè dovrebbe propagarsi nell'aria, ma chi se ne frega di queste cose che magari non sono realistiche? Quindi sì, potrebbe essere un interessante sistema di diversivo, più affidabile dei pezzi di ceramica. Non ne ho idea, vedremo. Poi ho comprato un po' di confetti. Ah, piccolo discorsetto sui confetti. Ho avuto la conferma, cioè già lo sospettavo, poi me l'ha detto qualcuno di voi nei commenti e ho testato. I confetti alla fine non staccano, cioè uno può averne solo uno di un tipo attivo
Cioè, se metti quello difensivo e quello d'attacco, vale solo quello che attivi per ultimo. Sta cosa non l'avevo notata nella foga degli scontri. Comunque, tagliando corto, secondo me non ha molto senso utilizzare i confettini difensivi. Riduce i danni subiti alla vitalità. Cioè, giochi proprio da pessimista, no? Se ti aspetti una cosa del genere. Forse ci sono situazioni extra particolari in cui ha senso, ma non credo. Penso che sia molto più utile andare aggressivi in un gioco del genere. So che ho fatto molto il passivo, effettivamente, il difensivo, lo stratega in certe situazioni, pure contro la scimmia. Sono scappato parecchio. Però sì, in situazioni normali è meglio andare di danni. Confetto Gokan può essere pure utile, poi questo è della furtività. Questo è il confetto YOLO, sostanzialmente. Dimezza vitalità e postura massima, ma aumenta ampiamente la forza d'attacco. Va bene, vi ho detto anche questa, direi che... Ok, un rotolone pregherà per me. Questo mi fa sentire molto più a mio agio. Mettiamo questa qui, Ikimonji, e la proviamo un po'. Non costa spiriti. Il famoso monte con i monaci impazziti, ossessionati dall'immortalità. Gacin. Ripaga sempre osservare ai lati nella mappa perché, vedete? Mi sto sentendo estremamente intelligente. Quasi può sbloccare, no? Una cosa tipica. Non è solo un discorso From Software, giochi Dark Souls. Una cosa tipica, nascondere oggetti all'inizio di un livello, un layout. Che questo non sembra ostile. They left me here. Where did everyone go? Why did you leave Kotaro behind? Now what do I do? Kotaro è il nome che avevamo letto in quella nota. Why are you crying? Everyone's gone. I'm all alone. Who's everyone? Everyone? Huh? Who? The spinning red and white flowers. Only one. Pure white flower. The pure white flower. I cannot find. What? My head hurts. Sorry. I have no idea what I'm saying. I've got to find the pure white flower. Quest'uomo ha una faccia orribile. And I have, where could it? Qui sembra esserci la possibilità di un'opzione, cioè una scelta, ma niente. Sto tipo è un bestione, potrebbe aiutarmi lui con quella quest del mercante. Boh, da tenere a mente. Che c'era da sto lato? Però io sono saltato di là. Tempio costruito fra le montagne. Oh, là c'è un monaco. Per di qua si scende, ma a sto punto faccio il giro. Sempre con prudenza, però.
C'ha la macchia grigia come il lupo. Non mi dite che pure questi sono immortali? Pare di no. Cioè questo se ne stava qua a pregare? Tasso Nero aveva detto che sarebbe venuto qui. Solo che quello non è Tasso Nero. Fai volare l'aquilone? Ho avuto brutte esperienze con gli aquiloni al castello. E quindi? Non capisco. Vabbè, qua ci torneremo più avanti. Non vedo altro per di qua. Ti stavo per colpire. Parlavo proprio di te. You? Like I said, loose ends. What are you doing here? Over there. I need to cross to the other side of the cliff, but I'm fresh out of ideas. There's no way to cross? If you had a shinobi kite, that'd do it. But it ain't easy keeping the kite afloat. Especially when you're an amateur with cargo to spare. I see. There's an assassin below the cliff who handles the kites. If he could keep that thing in the air, it'd be risky, but it just might work. The thing is, he won't take a bribe. I ask you, what's the world coming to? Vabbè, ti faccio fare io il giro sull'altalena, dai. You see over there? There's this little tyke below the cliff who flies. If he could keep that thing in the... Come non dire nulla? Give me strength. I just want to get this business seen to. Non posso farlo fluttuare io? Guarda fin dove arriva, papà. Che bello. Over there, there's this. Vabbè, senti, vai al diavolo. Io una mano te la darei pure, ma non capisco. Ecco qui il monachino, sei solo? Pare di sì. Porca di quella. Ok, la buona notizia è che sti cosi sono squishy comunque. Quindi sono del livello adatto per stare qui. Fatemi stare sui rami. Diciamo un altro. Mai sottovalutare il vantaggio tattico dell'altezza. Quello ha un bastone. Qua ce ne stanno altri.
Chi mi ha visto? Oh, ciao. Agile il vecchietto. Agile pure io però. Ammasso di adipe, grumi di materiale ceroso che si formano nel corpo in rare circostanze. Usati per potenziamenti, si considerano presagi di cattiva salute e crescono con il peggiorare della salute. Sempre per il fatto che questi fanno esperimenti sull'immortalità. In realtà fino ad ora non abbiamo letto che fanno esperimenti, l'ho supposto io. Comunque, di certo sono interessati all'immortalità, questo ce l'hanno detto. Lo rigetto, lo shuriken, il veleno. Potrebbe essere interessante tenere il ventaglio, così ve lo mostro pure. Hanno una buona vista sti vecchietti, mi stavano avvistando da accucciato nel cespuglio. E si fanno le passeggiate i vecchietti. Ho speso un po' di spiriti e non ho corso rischi, ne è valsa la pena. Lì ce ne stanno altri. E vabbè, è un tempio di monaci, che caspita mi devo aspettare se non monaci. Quanti siete? 4, 5. Ce ne sono altri un po' più distaccati, meglio approfittarne. Non perde tempo il vecchietto. Guarda come tira su i pugni, cos'è, un pugile? Maestro di arti marziali, suppongo. Sì, non sono molto svegli questi, ho già fatto il discorso sull'intelligenza artificiale. Ah, un mio compagno monaco giace qui morto dinanzi a me, nonostante 5 secondi fa fosse in perfetta salute. E non è che è morto di cause naturali, porello gli è venuto un infarto. No. È stato squartato da una katana, ma vabbè. Adesso mi giro e me ne vado. Cosa mai potrebbe succedermi tanto? Ora vediamo come reagiscono questi. Insensibili. Gliene frega niente. Sono stato frettoloso. Fatevi sotto, vecchietti, ho voglia di combattere. Ho voglia di prendere calci in faccia. Sparito quello, what the fuck? E qui non ho utilizzato. Ma no, ragazzi, non funzionava così. Cioè, l'ho testato su dei nemici. Ma li ha rispediti indietro, tipo gioco dell'oca, torna alla casella numero 1?
o li ha disintegrati? Non ho capito. Oh, strano. Frattempo mi impasticco. Come sempre, fuori combattimento, meglio utilizzare le compresse. Parli del diavolo. E risparmiare la fiaschetta. Un casino di oggettini. Siete rimasti in due? Questi però hanno una buona vista, devo riconoscerglielo. Beh, forse nella zona periferica non proprio, eh. Guarda un po' che mi sono lasciato là indietro. Cosa c'è in questo nido? Borsello leggero. Sei il nido di una gazza ladra. Esplorare ripaga. E dai. Nella maggior parte dei casi sono oggetti che non mi servono. Polvere antidoto, credo di averne. Cioè, la potrei buttare proprio. Dove si va per dirla? Ah. Cosa volevate nascondere, azio lupo? Porcello pesante. Come apro sto mega portone? Non lo apro, semplice. No, voi no. Voi mi fate schifissimo. Non ti azzardare a passarmi vicino. Queste sono le parti più brutte del mestiere. Statemi lontani. Che schifo, senti, se io vado di là, perché mi devi seguire? Sto tempio è tenuto uno schifo, pieno di ragnatele. Questi insetti enormi. Mi fate schifo, non mi toccate. Ulla, c'è un monaco. Niente gesti avventati però. C'è un monaco, ma ce ne sono anche altri. Aspettate. Togliti, brutto schifo della vita. Io vorrei morire tanti. Io devo chiudere gli occhi, io non ce la faccio. Potevo utilizzare il dito su di loro. Guardali come scampettano. Io c'ho il turbo vomito nella gola in questo momento. Dove è finito il monaco? Ho perso completamente di vista per colpa di... Ma non passa più per di qua? Sembra di no. Non agganciare lui, lupo. Quelli sono intenti in preghiera, grazie al cielo. Che? Chi è stato? Chi è stato di voi? Lo sapevo, vi avrei dovuto sterminare col DDT. Ninja via di furti e astuzie. Oh, sti monaci vogliono combattere? E combattiamo. Riproviamo un po' il ventaglio. Magari
capisco meglio che caspita è successo. Wow, wow, fratellino, vacci piano. Fratellino, quel coso potrebbe essere mio nonno. Sto cazzeggiando troppo con sto ventaglio perché non capisco. Allora, prima lo attivo, poi devo avere il tempo di... troppo distante, adesso non ho più potere. Vabbè, evitiamo di cazzeggiare ulteriormente. Avanti il prossimo. Questi combattono a mani nude. Passa un po' di tempo per caricare sto attacco, ma mi sembra interessante. Questa è la presa mortale delle 5 digito pressioni. Roba che manco Naruto. La scivolata sì, perché fa gran figo. Vabbè dai raga, ogni tanto qualche combattimento ci sta, lo sapete. Anche se adoro la via del ninja. Qua si esce. Porca miseria. Vabbè, intanto mi pio. È spuntato il pallino rosso su sto coso. Semi di zucca, ok, mi fa piacere, ma questo è pure un nemico. Oh, che schifo! No, raga, sto tempio è il male. Soprattutto per colpa vostra. Bestione mi ha perso di vista. Quello svomitazza. Io vi detesto. Tanto grosso quanto stupido. Perché mi... Okay. Ma perché mappiate con me? Ci avete rotto le scatole. Cioè, quei vecchi stavano pregando su sto coso. Cos'è, era il patriarca? C'è niente qua. Ste cavallette mi fanno profondo. Ma la smettete di bloccarmi? Ma che... Questo vomita vermi. Questo è un immortale. Un posseduto. Guarda che schifo. Ma ci sono proprio dei vermiciattoli. Oh, che schifissimo. Adesso capisco perché lo pregavano. Visto che sti monaci sono ossessionati dall'immortalità. Mi sa tanto che tornerà all'infinito. Mi serve la lama mortale, perché questo qui è come Anbei. Ah, è la vecchia suonata. Ah, fruits of the serpent, yes. There are two kinds. One is fresh, the other is dried. It's over there. The fresh one is over there. Over the cliff, through the hole. That's where you'll find it. Fresh? What are you talking about? Hmm? Something troubling you? Rice for me, that's the way. Rice, I say.
If something troubles your mind, bless me with rice anytime. Ok, sta pazza vuole del riso, suppongo. Have any rice? Rice from the divine child. Fanciulla celeste. I frutti del serpente. Lì si vede della pelle di serpente in lontananza, ma non ho idea di come dovrei arrivare lì. Non so neanche che punto è quello lì. Forse con l'aquilone, ma boh. Forse è lì che voleva arrivare il piccoletto. Parlava di questa rupe. Vabbè, per ora rimandiamo. Ok. Capisco che la mortalità farebbe gola a chiunque. C'è gente. Però addirittura impazzire appresso a sta cosa mi sembra eccessivo. Che abbiamo di bello qui? Due soldatini. Quello è nuovo. E laggiù ce n'è un altro. Quindi comunque non è un boss, credo. Spiritelli. Oh, lì c'è un altro monaco. Andiamo con ordine. Qui non c'è nessun altro. Che cavolo, speravo mi spuntasse l'attacco in salto. Come ci arrivo su quest'albero? Ah. Tanti bei spiritelli. Piano piano, lupacchiotto. Pieno di gazze ladre sto posto. Quest'albero è gigantesco. Mi piace sto posto. C'è una pagoda là in cima. Corpi legati e bruciati. Vediamo come posso approcciare al meglio. La situazione qua su sto ponte. Questi hanno i sensi acuti. Sto tipo guarda proprio verso di me. Quindi mi sa che dovrò affrontarlo faccia a faccia. Meglio farlo alla fine, quindi. Dov'era l'altro? Sempre con quell'arma strana. Lì. Orsello pesante, ok. Fuori lui, che sembrava più pericoloso. Comunque, creatura nuova che non conosco.
cavolo, rischio di morire innanzitutto. Perso di vista, eccolo lì il mio amico trotterellante. Porca... ah, lancia kunai questo. Devo occuparmi dell'arciere prima, non vorrei si intromettesse e rompesse le scatole. Questo si muove troppo per i miei gusti. Lancia kunai quando fa quella mossa all'indietro. Questo è il frullatore della morte orientale. Temibile sto coso. Chissà se posso. Proviamo. Ok, l'ha fatto girare, ma alla descrizione diceva la prima volta si può sopravvivere, la seconda no. Qualcosa del genere. No, non gli spunta da dietro. Beh, la descrizione diceva anche che sui più forti non funzionava. Ok, via sto coso, raga, sembrava più interessante di quanto mi era apparso all'inizio. Sui nemici normali forse sì, ma cioè, i nemici normali sono scarsi, salvo casi particolari. L'ho preso mentre era in aria e quindi ho fatto più danni di postura. Anche questa è una meccanica da ricordare. Prima quello con lo scudo, poi l'ubriacone. Confetto cacin. Idolo. Io vado subito da Emma per potenziare la fiaschetta. Che c'è per di là? Quello sembra essere il percorso ovvio in bella vista, quindi qui ci sarà qualcosa di nascosto. Per poco non casco di sotto. Voi siete onnipresenti. Here to purchase an offering. Another one. Where you find the departed, men under mourn you. Should you forget the Buddha? Go ahead. Bla 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 bla. Loto. Un loto rosso e maturo, pronto per essere mangiato. Per un tempo limitato ti consente di recuperare postura anche se stai attaccando o subendo danno. I loti di Ashina sono molto nutrienti, forse perché i loro alberi crescono nelle acque più pure. Sempre sto discorso, le acque, la sorgente, scritta con la S maiuscola. I loti diventano sangue, il sangue diventa riso.
What? Potrebbe essere utile a chi ha corto di sangue. Certe descrizioni. Comunque, piccola chicca, piccola curiosità su di me. Io potrei uccidere per un loto. Riso dei cinque colori. Gli shinobi lo usano spesso spargendo sul terreno come punto di riferimento. Il mio senso e l'orientamento fa schifo, ma non a questo punto. Potrei comprare borsello gonfio. Così avrei soldi da parte in caso di morte. I confetti, sapete come la penso. Almeno su quelli difensivi. Dovrei utilizzare quelli ACO più spesso. E comprarli da tutti i mercanti fin tanto che li trovo. 1400. La morte potrebbe essere dietro ogni angolo. Fatemi comprare un borsello gonfio. Il suo peso fa apparire quanto di più simile ad un sorriso sul volto di un certo lupo. Si può usare per ottenere bla bla bla. Where you find the departed, wherever your travels take you. Sì, lo so, capito. Non c'è altro. Solo il mercante. Forse hanno messo sta cosa del riso dei cinque colori per un buon motivo. E cioè che qui c'è da perdersi. Qualcosa mi ha avvistato. Sono stato imprudente, ho visto quel nemico e mi sono subito fiondato su di lui senza vedere se intorno. Vabbè, c'è solo quello scemo, sai che paura. Non c'era altro lì. Io vengo da lì. Nulla lì in basso. Ciao. Qualcos'altro stava per avvistarmi. Non mi piace trovarmi in queste situazioni. Cioè, io vengo dal basso. Gli altri possono avvistarmi facilmente. Sono esposto. Oh. No, vabbè, là sotto l'ingresso della caverna. Forse un po' sprecato sto confettino, ma vabbè. Sicuramente si prosegue scalando questa parete, quindi prima... Wow! Ok ragazzi, ho speso tutte le compresse e pure una fiaschetta mo per provare a fare quel salto. Francamente non voglio stare qua. Spendere altro tempo e risorse. Sembra esserci una piattaforma comunque là in alto, quindi forse posso calarmi dolcemente.
Ok, che sta succedendo? Per di qua forse. Non c'è un appiglio lì. Che cavolo. Vediamo se c'è qualcosa magari da qui. Chi è che ha inciso tutte queste statue? Il vero scultore? Girandola bianca e rossa. Una piccola girandola fatta di carta rossa e bianca, trovata a metà della scalata del Monte Congo. Le girandole rosse e bianche continuano a girare, sono tutti qui. I don't get it. Che bel paesaggio. Oh, di là si scende, si fa il giro, ok. Trovato il percorso, ma ci si arriva da più avanti. Sì, da qui io non ho modo. Sì, poi si salta di là. Sì, sicuramente è collegato. Va bene. Tutta sta cosa per quell'oggetto che quasi certamente sarà comunque una cavolata, eh. Lì non ci sono ancora stato. What? Che caspita è? Cavaliere medievale. È diventata una boss room. Io sono senza compresse. Non ha vite extra, quindi non è un boss particolare. Forse l'ascia potrebbe essere utile. Spadaccino, qui mi aiuterà il fatto di avere una buona postura. Andiamo di... Confetto Aco, voglio giocare aggressivo. Ora me ne pento. Eh sì che me ne pento. Manco io con la Claymore su Dark Souls. Robert? Non l'ho capita, ma sicuramente... Oh, il lupo ne possiede 4, ottimo. Sicuramente è una qualche citazione, un qualche easter egg che io non ho compreso minimamente. Respiro naturale ombra. Abilità latente che permette di recuperare postura dopo aver completato un colpo mortale. Cioè, è quella che ho appreso con... nel ramo lì a Scina. Uno shinobi deve essere pronto all'inferiorità numerica. Dopo aver ucciso un nemico deve spirare per espellere il rimpianto e riaffermare se stesso, riguadagnando postura. Quando si affrontano avversari potenti, questo sollievo risulta ancora più intenso. Vabbè, l'effetto sicuramente... stacca, perché questa è un'altra abilità. Respiro vitale luce.
No, aspetta, quella era... Questa è di quando prendi vita. Perché respiro vitale, no, scusatemi, respiro naturale. Luce. Recupera postura quando completi un attacco mortale. Aumenta il danno alla postura questo. Vabbè, sono entrambe per... i combattimenti contro più persone. Qui c'è un altro idolo. Non lo so, raga. Io guardo a Dark Souls, vedo sti idoli e dico, boh, non saranno un po' troppi? Sì, sono un po' troppi. Il fortino della Forra è controllato dagli Occhi di Serpente, un gruppo scelto di donne capaci di colpire bersagli distanti con potenti cannoni e vista eccezionale. Confermato, ragazzi, sono donne. Forse non proprio il massimo del sex appeal femminile, a volte in quelle band, però sono donne. Vabbè. Mi riposo anche.